Ascesa Rosso di Valtellina. Questo è uno dei vini più difficili d'Italia. Che vuol dire? Beh, amici diversami ancora, ora ve lo spiego. Andiamo. Ho deciso, ragazzi, di degustare l'ascesa in una taverna tutta particolare, un igloo in mezzo alla neve, qui a 1700 metri d'altezza, perché penso che rappresenti bene lo spirito, il senso di questo vino, un vino eroico, un vino che ha una storia molto interessante, però ve la racconto dentro l'igloo. Wow, bellissimo! Tanta storia in questa bottiglia, tanto sacrificio, tanto sudore. Ragazzi, avete presente cos'è la Valtellina? La Valtellina è uno dei territori più impervi dove far crescere una vite. La raccolta avviene solo a mano. Sono vini che generalmente vengono chiamati vini eroici perché la loro produzione è molto difficile, è molto complicata. La raccolta dell'uva deve essere fatta a mano. Quindi è un vino che o vi piace realizzare questo vino o avete una passione smodata oppure voi non riuscite a fare un vino in Valtellina. Ebbene, questi quattro amici che hanno dato vita ad Ascesa, beh, erano davvero innamorati del loro territorio, sono davvero innamorati del loro territorio e sono innamorati di vini rossi come questo. È un Nebbiolo, 100% Nebbiolo, fa solo acciaio, fa 15 giorni sulle bucce e poi fa solo acciaio. Ascesa che vuol dire, ragazzi? Ascesa vuol dire salita faticosa, salita impervia, ed è il motivo per il quale ho deciso di degustare questo vino dentro a un igloo. Vi viene in mente qualcosa di più scomodo e impervio di un igloo? No, credo di no. Allora eccoci qua, assaggiamocelo insieme, dai. Vinello, ragazzi, che vinello, ma vinello in senso buono, anzi no, che vinone mi verrebbe da dire. Per essere del 2018, questo Ascesa ha già un suo bel carattere. Dunque, l'uva, eccola qua, l'uva con la quale si ottiene l'Ascesa è Nebbiolo, elegante ovviamente, uva di serie A, qui in questo caso non è invecchiato, ma si presta ovviamente il Nebbiolo a lunghi invecchiamenti. Guardate un po', il colore è chiaro, wow, non è intenso, gli esperti sostengono che abbia un colore scarico, a me più che scarico mi verrebbe da dire elegante. È un signor vino, ragazzi, qui finché, diciamo, fino adesso ha parlato l'olfatto e hanno parlato gli occhi, direi che è il caso di far parlare anche il palato, la lingua e le papille gustative. Questo è un signor vino, non ha fronzoli, è verticale, è sincero, è diretto, è elegante, ci sta veramente bene. Ma se stessi sul mio altro canale direi mortacci quanto è buono, ma in questo caso non so se lo posso dire, ma vabbè, lo dico lo stesso. Ascesa, ragazzi, è un vino di tutto rispetto, di ottimo livello, soprattutto se vi piace il Nebbiolo giovane, relativamente giovane, perché parliamo questo di un uvaggio del 2018. Se cercate le spremute di sole tipiche del sud non le troverete in questo vino, ma se cercate la carezza elegante che il vento dà alla montagna, allora sì, sta qua dentro. Qua dentro c'è una carezza elegante e raffinata del vento che modella le montagne, e noi questo vento che modella le montagne ce lo beviamo tutto. Che dire, ragazzi, anche Ascesa fa parte della grande famiglia Diversami Ancora, è uno dei nostri vini, è uno dei vini che noi proponiamo ai ristoranti, alle enoteche, a tutti coloro che in qualche modo vogliono deliziare i propri clienti. Che vuol dire, ragazzi, entrare in Diversami Ancora? Vuol dire entrare in una grande famiglia che divulga il vino, cerca le migliori cantine, cerca le cantine piccole, quelle che ci mettono in primis la passione. Noi queste le abbracciamo ben volentieri, le raccontiamo al mondo tramite i nostri social, tramite l'entusiasmo di Francesca e del suo team, lo vendiamo alle enoteche e ai ristoranti e, ragazzi, ce la mettiamo tutta per divulgare la cultura del buon bere
ed è vino. Ragazzi, ottimo, bravissimi i ragazzi di Ascesa, complimenti davvero. Mi avete regalato una boccata d'ossigeno, una botta di libertà meravigliosa che ci voleva proprio dopo mesi di costrizioni, limiti e impedimenti. Bravi ragazzi di Ascesa, bravissimi.